La serata è dedicata a Duca De Cervello. Avremo ospiti vari dal mondo della ricerca universitaria internazionale. Sto partendo dal check-in, ma anche come un bagaglio. Faccio bip, torno senza cervello. Professor Bellino, la tematica del cervello in fuga è l'antidante dell'Europa. Il problema di addestrare dei giovani ricercatori che diventano scienziati, clinici, chirurghi, vanno all'estero per migliorare, per crescere, per aumentare la loro professionalità e poi non c'è posto per rientrare. È l'antidante dell'Europa e ogni tanto manda qualche cartolina. Quindi il problema forse più della fuga del cervello è il problema del rientro del cervello. Poi il cervello in fuga. Professore di biologia cellulare all'Università di Roma Tor Vergata. Perché non ritornano i cervelli? Per una serie enorme di motivi. Il più banale è che non si investe nell'educazione a sufficienza in Italia. E col mio neurone sopravvissuto io pensavo per quello che potevo, pensavo guarda come sono caduto in basso. Fanno via 5 professori, se ne può fare uno solo. Quindi gli altri 4 devono andare in fuga per forza. Guarda come sono caduto in basso, parlo solo di calcio e di sesso, e presto tutti se ne accorgeranno. Si può fare per cambiare un po' questa rotta? Dovremmo protestare di più noi professori. E da Parigi a Salamanca, e poi da Vienna a Cambridge a Coimbra, c'è il mio capo che ragione in una volta lingua, lui sta bene che gli frega, corre il cervello in fuga. Sono professore di biologia molecolare e attualmente direttore scientifico dell'Istituto Tumori di Napoli. Lei è mai stato in fuga? Sono stato in fuga per 8 anni in Germania. Presto a casa, quasi finita. Per me è stata un'esigenza, per la mia necessità di prepararmi bene. Avevo simili donne e amici, diventavo qualcuno, diventavo famoso. E mi chiedevano gli autografi e mi gridavano tutti in coro. Bravo, bravissimo, lei è veramente scemo. Io incoraggio i giovani ad andare fuori a lavorare, però se non hanno qualcuno che in qualche modo vi può farvi entrare, è una fuga senza ritorno. E adesso siamo tantissimi. E abbronzatissimi. E palestratissimi. Nessun problema. Professor Capogrossi, mi sa che lei è l'ultimo dei professori. Poi ci sono i ragazzi incazzati. Allora io sono nato negli Stati Uniti quando avevo 25 anni e mi sono formato per 20 anni. Sono un cervello nero. Al contrario di quello che ha detto Gennaro prima, come consiglio ai ragazzi, cioè mantenere i contatti, preparare la strada per il rientro, eccetera, io darei il consiglio esattamente opposto. Andare fuori e non pensare a rientrare, perché è una gran cazzata. Quanta gente giovane va via e adesso due.